Future Forum arriva a Tolmezzo, intanto vorrei capire da lei come la sua cooperativa Cramars si interfaccia a questa iniziativa della Camera di Commercio di Udine. Ma noi abbiamo avuto questa possibilità incredibile di collaborare con questa iniziativa che secondo me è stata epocale dal punto di vista culturale nella nostra provincia, e la possibilità di ragionare sul futuro della montagna è stata un'occasione incredibile per questo territorio. L'alternarsi di relatori che hanno portato un contributo da altre parti, con contributi diversi, ha sicuramente arricchito la nostra possibilità di lavorare sul territorio. E ci ha stupito in maniera assolutamente positiva il lavoro fatto nei quattro tavoli, perché abbiamo avuto una partecipazione delle persone che hanno contribuito attivamente, proponendosi e parlando concretamente con i nostri relatori, che, devo dire la verità, ha arricchito veramente l'iniziativa e il tavoli. Le chiedo una previsione: da qui a 15 anni come la vede il futuro della montagna? Ah, io me lo auguro roseo, bisognerà che ci siano una serie di congiunture positive. Quello che vedo, trovo dei giovani molto legati al loro territorio, e questo è un aspetto positivo. Ci vorrà che anche i decisori politici aiutino queste persone a rimanere qua. Allora, dottor Chiesa, si parla di futuro della montagna. La montagna ha ancora senso vivere in montagna? Quello che cerchiamo proprio di rispondere con questo incontro. L'idea è che i luoghi non sono indifferenti e che bisogna riscoprire una modalità di vivere in montagna attraverso la valorizzazione di quello che c'è, non in un'ottica di breve periodo, ma in un'ottica proprio di creazione di valore. E alcune indicazioni in questo senso ce le danno proprio coloro che vengono a vivere, i nuovi cittadini della montagna, che riconoscono che ci sono alcuni valori e che ci sono alcune modalità per vivere, abitare, lavorare in montagna in maniera assolutamente sensata e con una grande soddisfazione. Un esempio concreto? Nella ricerca che fa l'associazione Dislivelli, che presento in questo convegno, ci sono più casi di aree della nostra montagna italiana nelle quali sono venuti a insediarsi nuovi operatori, nuove persone con le loro famiglie, e anche qui in Friuli abbiamo alcuni casi di persone che sono venute e hanno portato elementi nuovi per rivivere questa relazione con l'ambiente. I luoghi non sono indifferenti, ogni luogo ha le sue caratteristiche, le sue capacità, i suoi valori, che possono essere giocati in forma interessante, in forma utile per il futuro.